Dottor Bellingardi, l'aeroporto di Bergamo attiva un percorso in supporto alle persone affette da disturbi dello spettro autistico. Come mai questa decisione e quanto è importante averla presa? L'aeroporto di Bergamo Rio Sirio negli ultimi anni ha fatto una grossa crescita in termini di evidenza, di passeggeri, e ritenevamo quindi nostro dovere essere primi in questa iniziativa. È un'iniziativa complessa, un'iniziativa difficile che ci piace molto, ma che sappiamo che, come dire, è un percorso di estrema complicazione. Quello che vorremmo che passasse, il messaggio che passasse, è il coraggio di aver avuto la voglia, il desiderio di essere primi in questa iniziativa, ma contemporaneamente vorremmo che passasse il messaggio della difficoltà che sta alle spalle di questo progetto. Non siamo qui a chiedere comprensione, ci assumiamo la responsabilità di questo percorso. Quello che vogliamo che si capisse è che se all'inizio qualche difficoltà ci sarà nel centrare appieno gli obiettivi e le attese di questi passeggeri, chiediamo che si comprenda quello che sta alle spalle di tutto questo progetto. In cosa consiste e quali sono le principali difficoltà che affronta una persona affetta da autismo quando arriva in aeroporto? Allora, abbiamo detto prima, durante la conferenza stampa, la difficoltà di ambienti nuovi, di percorsi nuovi, dell'improvvisa presenza magari di un rumore non abituale al normale ambiente di vita, o comunque a un modo di viaggiare che è diverso da quello da cui si è abituati fin da piccoli in questi casi con i genitori e con l'automobile. Quindi la preparazione, il sapere per tempo, il capire per tempo quelle che sono le particolarità di ognuno di questi passeggeri per noi sarà importante e estremamente utile per riuscire a incontrare le attese e i desideri del passeggero.